Ciao a tutti, buona giornata. Iniziamo una nuova settimana. Se sarà difficile o facile? E oggi è domenica 10 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Segno fortunato. Trio planetario dominante e battagliero. Dominante e battagliero, il terzetto planetario formato dal Sole, Mercurio e Marte, strettamente allacciati nel vostro segno, a segnalare una giornata densa di eventi ma anche di risoluzioni impegnative. Se siete in zona compleanno e state pensando al vostro presente e soprattutto al vostro futuro, vi sentite come un corridore alla linea di partenza. Concentratissimi sulla performance, sul traguardo finale e soprattutto sulle vostre effettive potenzialità di successo. Il passato, alias Plutone, ha il suo peso, ma con l'ottimismo negli occhi, dono di Giove, guardate al futuro con speranza. E fate bene, perché già nel pomeriggio col cambio lunare in Sagittario, la stella della sera, alias Venere, che vi ha fatto il suo ingresso da poco, vi segnalerà nuovi percorsi da cogliere al volo. Possessività e gelosia distinguono il vostro rapporto d'amore, è quasi un'ossessione che sfocia in debolezze evidenti di uno dei partner. Si grida, si urla, ma non si costruisce, si è quasi succubi del proprio rapporto di coppia o di qualcuno. Una persona di cui si è innamorati non ci ricambia e siamo succubi dello stesso. Possibilità anche di problemi economici. I single dovranno abituarsi all'idea di restarlo ancora per abbastanza tempo. Organizzerai il tuo tempo libero coinvolgendo parenti ed amici nelle tue iniziative. Cerca di non farti prendere dalla nostalgia per una storia ormai finita da tempo. Contentatevi di quello che avete per adesso, non tenate oltre misura le vostre forze. Se cercate l'amore rinviate, non è il momento opportuno. Ottimi rapporti con amici e colleghi di lavoro, piccoli screzi saranno superati grazie anche alla vostra diplomazia in cui oggi eccellerete. Qualche necessità personale o familiare potrebbero intaccare le vostre finanze e darvi qualche preoccupazione. Limitate le spese e fatele solo se strettamente necessarie. Se vivete una storia clandestina, occhio ai pettegolezzi che potrebbero farvi diventare vittima prescelta di calunnie e infamie. Meglio essere prudenti. Mercurio vi renderà particolarmente loquace, misurate bene però ciò che dite con chi lo dite. Oggi, a causa di un Mercurio in aspetto negativo, potreste avere problemi di comunicazione, siate cauti e fate attenzione a come vi ponete con gli altri. Bella giornata. Successle fortuna con investimenti. Persone di una certa età potranno darti buoni consigli. Oggi prevalgono in voi le ragioni di un opportunismo a cui non siete abituati, il male non è nell'essere opportunisti, ma egoisti. E voi non lo siete, perché volete esserlo proprio ora? Usate pure il vostro fascino per fare colpo, ma non esagerate nel vantare le vostre gesta. La sfera amorosa sarà del tutto soddisfacente. Possibili entrate impreviste, e si annunciano sviluppi positivi sul piano professionale. Un incontro utile per il vostro lavoro. È una giornata in cui Mercurio nel vostro segno innalza in voi il senso dell'umorismo, la vostra lucidità intellettuale, il gusto per la socialità. Venere intanto nel segno amico del Sagittario quest'oggi rende più morbido e conciliante il vostro rapporto con l'ambiente circostante. Ultimamente siete molto stressati e questo potrebbe andare a ripercuotersi nel rapporto di coppia. Cercate di fare attenzione, per molti è arrivato il momento di fare il punto della situazione e verificare il rapporto. Ti piacerebbe prolungare l'atmosfera di festa di questi ultimi giorni, ma il tuo entourage è già tornato alla realtà, il che ti fa pensare di non essere in sintonia con loro. Non è un buon motivo per dubitare di te stesso o sentirti escluso. A volte le relazioni sono a fasi alterne. Quindi è solo una questione di tempo. Poi ti sentirai nuovamente in connessione con i tuoi cari. Avete troppe pretese nei confronti di voi stessi e troppo poche nei confronti degli altri. Siete sempre voi ad adattarvi a qualche situazione, oppure alla personalità degli altri, ma mai che pretendiate che qualcuno si conformi a voi. Perché? Perché vi sminuite.
Talvolta lo fate per quieto vivere perché pensate che non ne valga la pena di combattere, ma in altri casi pensate proprio di non essere all'altezza. Non è assolutamente così, battetevi. Tre stelle, le più importanti, nel vostro cielo, a cominciare dal Sole, astro del compleanno, affiancato da Mercurio, il pensiero, e Marte, l'azione. Saranno loro a dirigere il trend della giornata nonostante altri astri positivi, come Giove e Trigono, concorrano al buon andamento delle cose, in realtà divisa in due come la mela di Biancaneve. Al mattino la Luna transita infatti in seconda casa, ma poiché attraversa lo Scorpione, uno dei segni più sparagnini dello zodiaco, non vi consente grandi spese se non per reali necessità. Più allegro e vitaiolo è il pomeriggio quando, passando in Sagittario, incontra il vostro astro guida Venere e lì sì che si fa sciambola. Un saluto speciale al grande John Lennon, immaginifico e profetico pacifista, oggi sarebbe un vecchio e saggio signore 81enne, ma le note della sua immagine rimarranno sempre giovani e indimenticabili. Amore ed Eros, argomento clou della giornata, d'amore si parla, ma soprattutto lo si fa, in perfetta armonia col partner, sereni in famiglia, gioiosi con i pupi. Tutto ciò che fate, affermate, sentite oggi ai toni caldi della passionalità, mente e cuore lavorano in tandem col risultato di una perfetta sintonia, non solo con gli altri, ma anche tra le parti del vostro sé. Chi ha voglia di un pupo cominci a preparare la scarpetta, richiamato da questo inequivocabile simbolo il bebè arriverà. Quando fate delle scelte importanti non pensate solo a voi stessi, regola d'oro che vale specialmente se le decisioni possono avere effetti anche sugli altri. Detto ciò, non resta che parlare con il partner. Si sciolgono le vostre emozioni e vi portano a dare voce alle esigenze del vostro cuore. Se siete in cerca dell'anima gemella, gli astri vi donano interessanti opportunità di scelta che vi si prospettano in modo imprevisto, specie se festeggiate il vostro compleanno in settembre. Tenete d'occhio inviti a feste, a compleanni, a eventi mondani vari. Vari pianeti veloci fanno inoltre innalzare il livello del vostro entusiasmo, accendendo le nuove passioni o colorando di vivace intensità i vecchi amori. Nell'intimità dell'alcova Venere sempre positiva nel Sagittario oggi in compagnia della Luna, vi regalano un'atmosfera lieta e armonica, proprio come a voi più piace. Lavoro e denaro, il vostro lavoro oggi consiste nel ricrearvi, ritemprarvi e festeggiare con gli altri o da soli il vostro compleanno. Per farci rientrare tutto la giornata dovrebbe contenere non 24 ma 48 ore e, dando spazio allo sport, alla vita sociale, alle coccole a due, alla riflessione personale e poi ancora alle passeggiate, alla lettura, agli spettacoli. E andrà così che con la bacchetta della fata turchina riuscirete miracolosamente a farci stare di tutto un po'. No, non illudetevi che succeda un'altra volta però, questo è il gentile omaggio che vi fanno le stelle per il vostro genetliaco. Riuscire a conciliare i vari impegni e non farvi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare non sarà facile. Grazie alla carica positiva di questa fase saprete trovare il bandolo della matassa. Siete liberi professionisti e lavorate anche oggi che è domenica? Sole e Mercurio entrambi ben messi per il vostro segno vi fanno organizzare i progetti futuri che avete in mente, con competenza, saggezza e un pizzico di passione. In special modo se siete nati della prima e nella seconda decade bilancina. Benessere, sani, belli, simpatici e soprattutto sereni. Nulla da ridire sul fisico, né sulla psiche. Siete un esemplare di armonia e bellezza come è statue greche scolpite nel marmo o i quadri dei grandi pittori del Rinascimento. Ma adesso non montatevi la testa, oggi è così, domani chissà. L'ostilità di Saturno mette alla prova la vostra pur notevole resistenza, in ambito lavorativo e nella vita privata. Siete un po' stressati, sia a livello fisico sia mentale, per staccare basta evadere poche ore. Per lei, come fate a sembrare così giovani, essere così carine, frizzanti, simpatiche eppure realizzative in tutto ciò che affrontate? Semplice, credete in voi stesse e nel vostro charme, gli altri vi avvicinano spontaneamente attratti dal vostro ottimismo. Per lui, spesucce e spesone ma tutte prevedibili, devolute alla casa, all'auto, ma soprattutto allo sport e alla cultura,
punti fondamentali per il vostro tempo libero. Colore delle emozioni, rosso-vermiglio. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.